Ciao a tutti, qui Laura di Pisa TV dagli studi delle Officine Garibaldi. Finalmente ripartiamo a brevissimo la stagione 2020-2021 che avrà inizio con il match contro la Reggiana al MyPay Stadium questa domenica 27 settembre. E qual miglior modo per poter iniziare questo nuovo campionato se non con le parole del mister? Lia alla sala stampa dello stadio. Mister, si riparte, anche se potremmo dire non ci siamo mai fermati. Sì, il fermo del campionato è stato molto, molto breve, però sappiamo che il calendario è molto intenso e siamo così in attesa di preparare questa sfida con la Reggiana domani sera. Per te è il secondo campionato di Serie B. Ci sono emozioni diverse, sensazioni diverse rispetto al debutto dello scorso anno come prima partita? Allora sono simili, perché è sempre bello iniziare un nuovo campionato. La passata stagione l'abbiamo fatto con una partita casalinga e fu molto bella, il risultato fu anche abbastanza positivo, fu bello perché c'era una grandissima cornice di pubblico qui allo stadio, all'arena. Domani il rammarico è che ci saranno ancora ovviamente le porte chiuse. Affronteremo una squadra che è un po' simile al Pisa dello scorso anno, una neopromossa che ha vinto i playoff, che arriva con tanto entusiasmo, una partita da prendere con le molle. Sì, affrontiamo una squadra che ha vinto il campionato, che ha un bravo allenatore, è una squadra che ha anche degli ottimi calciatori e hanno dalla loro ovviamente il giusto entusiasmo per quello che hanno fatto l'anno scorso, e perciò da parte nostra ci vorrà sicuramente una partita di grande intensità e facendo le cose per bene se vogliamo cercare di vincere domani sera. Sapendo, ripeto, che ci aspetta una partita dura. Mancherà soltanto Meroni o c'è anche qualche altra notizia che arriva dall'infermeria? No, Meroni e Alberti sono fermi per problemi fisici. Dal punto di vista tattico, rivedremo un Pisa partire dal 3-5-2 o dal 4-3-1-2, insomma, si riparte da lì? Sì, sono i moduli di riferimento con cui abbiamo giocato in questi anni e anche in questa stagione penso che li riproporremo più volte. Si può dire che in questa Serie B, dove ci sono tantissime novità, squadre che hanno cambiato molto, squadre che per forza di cose ancora stanno aspettando tanto dal mercato, si può dire che il Pisa parte da un gruppo già consolidato e da un'impronta che ormai è quella che si porta dietro da tanti mesi? Degli altri non lo so in tutta sincerità, ma sicuramente noi abbiamo un blocco di giocatori che è con noi da parecchio tempo e gli innesti che sono stati fatti sono arrivati anche abbastanza presto relativamente a quella che è la lunghezza del mercato, che finirà tra una settimana o più. E vanno fatti i complimenti alla società, a Giovanni Corrado e a Roberto Gemmi, perché si sono mossi a mio avviso con tempismo e abbiamo portato a casa i giocatori, i calciatori che volevamo. Quindi ci sarà modo di scoprire i nuovi arrivati subito nelle prime partite? Sì, mi sembrano che abbiano già una buona condizione. È ovvio che avranno un po' bisogno ancora di tempo per immagazzinare ancora benzina e allo stesso tempo per capire alcune situazioni tattiche, ma sono giocatori bravi e che sicuramente faranno presto ad integrarsi sotto tutti i punti di vista. Dal punto di vista atletico come sta la squadra? Sta facendo un percorso per arrivare al meglio o ti aspetti subito una squadra pronta? È sempre difficile fare queste valutazioni perché la preparazione atletica è molte volte un punto interrogativo. Noi
abbiamo fatto un tipo di lavoro augurando a noi di arrivare pronti già per la partita di domani sera. Ci sarà ancora lo stadio chiuso quasi perché a Reggio Emilia sarà quella leggera apertura che è stata concessa, ma si tratta veramente di una goccia nel mare. Farà ancora un effetto strano giocare a calcio. Sì, adesso dire che siamo abituati a questa situazione non è vero perché è inevitabile che lo sguardo di tutti noi, anche oggi, quando siamo entrati così all'arena, probabilmente noi sogniamo, o meglio, senza probabilmente, l'augurio che possiamo fare alla squadra, a noi, dello staff, alla società e ovviamente ai tifosi è quello di vedere l'arena di nuovo piena. Molte volte si dice che le porte chiuse penalizzano il Pisa nelle partite casalinghe ed è vero perché il nostro stadio è quasi sempre sold out, o meglio, sempre sold out. A mio avviso un tantino penalizza la nostra squadra anche nelle partite esterne perché sappiamo qual è il seguito della nostra tifoseria e difficilmente noi ci troviamo a giocare fuori casa perché portiamo sempre tantissima gente, perciò l'augurio che nella super massima sicurezza si possano riaprire gli stadi. Ultima domanda, il campionato è iniziato con Monza-Spal, un pareggio 0-0. Sulla carta sembra un campionato di Serie B tra i più competitivi e i più difficili degli ultimi anni. Sì, sono salite squadre dalla Lega Pro che hanno tutte ambizioni di campionati importanti e dunque noi dobbiamo essere molto attenti sapendo che è un campionato complicato e siccome le cose vanno fatte per gradi, noi come prima idea dobbiamo avere quella di tenere stretta la Serie B e poi vediamo nel corso del torneo che cosa succede. E queste erano le parole del mister che è pronto e carico a partire per questa nuova avventura. Ora facciamo un salto da Riccardo Silvestri che ci narra le ultime dal campo. Il conto alla rovescia è quasi finito. Ancora 24 ore per il Pisa Sporting Club sarà nuovamente campionato e sarà nuovamente Serie B. L'appuntamento è fissato per le ore 21 nel prestigioso scenario del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Primo avversario della stagione, la Reggiana di Mister Alvini, una squadra che ha ritrovato la cadetteria dopo molti anni e che sicuramente vorrà far bene nella gara d'esordio. Il Pisa Sporting Club però non sarà da meno. Questa mattina Capitan Gucker e compagni si sono allenati all'Arena Garibaldi, svolgendo la tradizionale rifinitura sotto un sole ancora estivo. Nel gruppo anche gli ultimi arrivati in ordine di tempo dal calciomercato, Luca Mazzitelli e Simone Palombi. Il tecnico Luca D'Angelo, dopo aver fatto svolgere al gruppo il consueto riscaldamento aerobico, ha svolto la parte tecnico-tattica sul terreno di gioco. Nel pomeriggio la squadra raggiungerà il ritiro in terra emiliana per prepararsi al meglio alla sfida di domani sera, una gara che sarà trasmessa in diretta da DAZN, che potrà essere seguita in diretta radiofonica anche sulle frequenze di Punto Radio, l'emittente che anche in questa stagione vestirà il ruolo di radio ufficiale della società nerazzurra. Concludiamo con un piccolo tuffo nel passato. In occasione della presentazione della terza maglia e dello sponsor Manica d'Espe, abbiamo avuto modo di incontrare il capitano Robert Gucker che ci ha dedicato qualche minuto del suo tempo per alcune domande. Guardiamo. Robert, il nostro uomo immagine per questa presentazione della terza maglia, così come il nostro sponsor Manica d'Espe. Domenica, la prima partita di campionato contro la Reggiana, quali sono le tue sensazioni a riguardo? Ma io penso che abbiamo sudato tanto nelle ultime 3 settimane, un ritiro molto breve, dove abbiamo anche potuto giocare con delle squadre vere e capire anche che c'è ancora tanto da lavorare per arrivare a questi livelli, ma sappiamo che conta poco o niente il risultato di qua di là e noi dobbiamo azzerare tutto adesso, dimenticare tutto quello che è successo anche di bello negli ultimi 2 anni, perché ci aspetta veramente un anno molto difficile e ci dobbiamo fare trovare pronti domenica. L'anno scorso il tuo primo gol proprio con una maglia verde, cosa ne pensi di questo nuovo kit gara? Primo e unico. Primo. No, bisogna. Io non sono né scaramantico né niente. È una maglia bellissima, come sono belle anche quella blu e quella bianca, però non conta niente. Noi vogliamo i 3 punti, non vogliamo essere belli in campo, ma vogliamo essere efficaci e portare il risultato a casa. Questo è il nostro obiettivo. Poi è normale che la società e chi ha scelto questi colori o queste maglie sono solo da fargli i complimenti perché sono veramente belli, però per noi non conta con che maglia entrare. È vero che ci sono delle scaramanzie dietro, è ovvio, però
però per noi conta solo il risultato. fattore campo, ti vince le partite. Grazie mille Robert, ci vediamo domenica alle 21 contro la Reggiana. Grazie a voi. L'appuntamento è quindi domenica 27 settembre alle 21 contro la Reggiana al Mapei Stadium e noi non vediamo l'ora di sentire il vostro supporto. A prestissimo!